Noi abbiamo ascoltato il segretario provinciale salernitano Nicola Landolfi ai microfoni della collega Maria Rosaria Vitiello. Sentiamo. Abbiamo vinto, non siamo mai stati così forti. Sono queste le prime parole del segretario provinciale del PD Nicola Landolfi. Una vittoria, quella del partito del Premier Renzi che da tempo mancava nella provincia di Salerno. Inizia un nuovo ciclo, la politica è imprevedibile. Dopo aver immaginato, in virtù di alcuni sondaggi, un testa a testa elettorale tra Grillo e Renzi, si è scoperto che il primo vale alle urne la metà del secondo e che la loro distanza percentuale di 20 punti, sia alle europee che alle amministrative, dove il PD si conferma sempre primo partito. Ma innanzitutto c'è grande soddisfazione perché è la prima volta che siamo il primo partito in provincia di Salerno dall'atto della nascita del Partito Democratico. Il voto è omogeneo in tutta la provincia di Salerno, è omogeneo anche nella zona a nord del comune capoluogo. Credo che alla fine saremo il primo partito non soltanto alle europee, ma saremo il primo partito, forse escluso Pagani, anche a tutte le elezioni comunali dove ci siamo presentati con il sì. Credo che anche a Nocera Superiore già siamo il primo partito della città. E anche a Salerno c'è stato un grande successo per quanto riguarda le europee? Sì, Salerno è il comune capoluogo dove il Partito Democratico ha preso più voti al sud, abbiamo una percentuale quasi del 46%, che ovviamente sancisce anche simbolicamente un fatto importante in un contesto significativo, perché noi temevamo molto il risultato al sud e in Campania e dobbiamo registrare un dato che è omogeneo a quello del resto del paese. La cosa ovviamente ci fa molto piacere, avevamo bisogno di questa dose di entusiasmo e va bene così. Vediamo adesso di chiudere al meglio le comunali anche qui a Nocera Superiore. Il successo nella città di Salerno del Partito Democratico, un po' in generale, può aprire la strada alle regionali del prossimo anno? Sì, è un simbolo importante, come dire, ci mette in luce, fa sì che insomma, questo risultato rispetto ad altri contesti omologhi, significhi qualcosa in più. È evidente ovviamente che noi dovremo aspettare le prossime settimane, i prossimi mesi, probabilmente affrontare le primarie, per la definizione del candidato, però a differenza di 4 anni or sono, la condizione di partenza quella volta era davvero deprimente, adesso c'è finalmente entusiasmo e le condizioni sono del tutto positive. E a Pagani vince il